Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Sono le 9:38 minuti in questo istante di oggi, venerdì 19 maggio. Come sempre, come di nostra abitudine, a Good Morning Milano vi raccontiamo Milano, vi raccontiamo quello che succede a Milano e ogni tanto siamo ben contenti che Milano diventi un po' ombelico del mondo o comunque almeno ombelico sicuramente d'Italia, ma l'esperienza che vi andiamo a raccontare questa mattina è davvero un'esperienza interessante, nuova per la città di Milano, nuova per l'Italia, ma che ha una grandissima tradizione nel mondo e quindi siamo ben contenti che anche Milano finalmente arrivi. Ne abbiamo già parlato un pochino nei giorni scorsi, l'avete visto, abbiamo presentato un po' la nostra partnership, per cui abbiamo anzi la possibilità poi per voi che ci seguite di avere delle agevolazioni, ma questo poi ne parleremo dopo. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di Campus Party. Con chi ne parliamo? Vabbè, con le due persone più importanti di Campus Party, coloro che ce ne raccontano già da tempo, Davide Strozzi, buongiorno Davide, e Buongiorno a Riccardo tutti, Linares. buongiorno. Buongiorno, dico, no, dicevo così, no, che Campus Party appunto è la prima volta che arriva in Italia, ma è un qualcosa, adesso ci racconterai Davide che cosa, che ha una storia davvero importante alle spalle. Assolutamente, è un format che nasce intorno agli anni 2000, che ha ormai alle spalle più di 60 edizioni in più di 11 paesi, quindi ha una tradizione forte, è un format che si è sviluppato e che finalmente oggi riusciamo a portare in questo paese per la prima volta. Che cos'è Campus Party? Se uno ti dovesse chiedere che cos'è Campus Party, come glielo spieghi? La prima cosa che mi viene da dire è un'esperienza che cambia la vita a chi ci va, innanzitutto, però è veramente un festival di innovazione e creatività dove ci sono due cose fondamentali, la multidisciplinarità e il tempo. Siamo abituati a vedere eventi molto verticali che durano poco, Campus Party dura da 4 a 7 giorni e hai la possibilità di provare tanti contenuti diversi e sostanzialmente di contaminarti. Vai lì per, non so, la tecnologia, trovi anche il business, la creatività, la scienza e quindi grazie a questa contaminazione ne esci in qualche modo ispirato ed arricchito. Ecco, Riccardo, il Campus Party, una grande forza di Campus Party è proprio quello di avere tanta gente che viene a questo tipo di manifestazioni e molte di queste fanno parte di community, sono vere e proprie community. Tu appunto sei community manager di Campus Party, diciamo che un po' le raccogli tutte quante. Sì. Che community, chi sono queste famose famigerate community poi, che poi sono fatte di persone, chi sono queste persone? Allora, Campus Party offre un'opportunità a tutti di costruire qualcosa insieme. Diciamo, le nostre community sono molto multidisciplinari, quindi abbiamo community di giornalisti, abbiamo community di startup, abbiamo community di grafica 3D, quindi diciamo, l'evento è aperto a tutti ed offre a tutti la possibilità di riunirsi, di riunire i propri membri, di costruire un qualcosa che è utile sia alla community che al paese di appartenenza della community. Quindi è anche una tematica di problemi sociali risolti, è una tematica di costruire il nostro futuro. Ecco, allora, ci sono infatti varie situazioni all'interno del Campus Party. Partiamo da quella che forse è quella che lascia un po' più esterrefatti chi si avvicina la prima volta, che è il fatto che, prima di tutto, non ci sono orari a questo Campus Party. Perché Assolutamente. si apre un bel giorno e si chiude 4 giorni dopo. Esattamente. Cioè, nel senso che 24 ore su 24 Sì, veramente veramente. H24, anzi forse la parte più rilevante è quella di dormire lì e Ecco. che determina non solo quindi godersi un evento tradizionale durante tutto il giorno, ma in realtà quello che noi chiamiamo il Campus B nasce proprio quando il palinsesto ufficiale si chiude e lì tutti sono padroni dei palchi, quindi i ragazzi che ci stanno si organizzano per speech che fanno per conto loro a persone che hanno conosciuto lì e quindi fanno vivere l'evento anche diciamo nel notturno, forse a volte più di quanto viva nel Infatti, giorno. allora, poi vedremo anche delle immagini appunto delle scorse edizioni. C'è proprio una parte che è come fosse un campeggio. Assolutamente. All'interno, però, la cosa bellissima è che proprio all'interno di un padiglione. Quindi, si immagina un padiglione di una fiera completamente svuotato e pieno di tende, come quella che Riccardo hai qui, no? Che voi fornite a chi compra il biglietto per la 4 giorni, giusto? Assolutamente, non solo per starci, ma anche per portarsela a casa, perché chi vive quell'esperienza poi se la può ricordare quando torna a casa, quindi la tenda Campus Party rimane, come diciamo, in dotazione sostanzialmente.
Che cos'altro troviamo all'interno di Campus Party? Quindi vabbè, il campeggio diciamo che è la parte più forse folcloristica, diciamo, che però credo abbia comunque appunto la sua grande importanza nel momento in cui si va proprio a condividere, proprio perché era l'esperienza, cioè diventa di casa, diventa casa di tutti quanti, e, no? Quindi... quando uno si trova a casa è più aperto agli altri e questo determina una contaminazione, come si dice oggi, molto forte fra le persone. Però le cose vere che si possono trovare all'interno del Campus Party sono, diciamo, un motivo per ispirarsi, perché ci sono degli speech di relatori internazionali importanti, ci sono, abbiamo 6 palchi tematici, il main stage dove si parla di creatività, coding, business, scienza, tecnologia, e abbiamo quindi per ognuno un palinsesto molto ricco di relatori nazionali e internazionali. Abbiamo la possibilità di formarsi, ci sono anche degli workshop molto importanti a tema tecnologico, ma di tutti i tipi, veramente dall'entrepreneurship fino appunto alla creatività, e sostanzialmente abbiamo la possibilità di partecipare a attività, perché Campus Party è prima di tutto, più che una fiera della tecnologia, un momento operativo dove questi ragazzi che vengono lavorano materialmente alle fasi finali di queste gare innovazione Hackathon e Call for Ideas di aziende e istituzioni, quindi è un po' un panorama molto aperto e vasto. Allora, siamo sui social, sicuramente molte delle persone che ci seguono conoscono certe parole, però Hackathon, Riccardo, che cosa sono queste hackathon che spesso, anzi che riecheggiano un po', insomma, questo hacker che spesso volentieri viene forse interpretato anche male? No, allora, le hackathon, diciamo, non è il termine adatto perché noi le chiamiamo CPH, perché la differenza sostanziale è che un hackathon è un contest per risolvere delle problematiche che generalmente dura 24-48 ore su un vertical specifico. Le nostre CPH invece iniziano da adesso, quindi da mesi prima dell'evento, e si concludono con la fase finale all'evento al Campus Party. Durante l'evento ci saranno una serie di pitch, una serie di attività davanti alle aziende, di fronte alla giuria, e alla fine i vincitori saliranno sul main stage, sul palco, per ricevere il premio dell'azienda, che non è solo un premio in denaro, ma è anche una possibilità di visibilità dalle aziende più importanti, dai partner più importanti, e la possibilità di portare una soluzione a quello che è la problematica sociale della CPH. Che tipo di soluzioni appunto si possono magari trovare, anche che avete visto anche nelle scorse edizioni, cioè che cosa viene proposto in queste CPH? Ma guarda, ti faccio 2 esempi del Messico, per esempio, e del Brasile, e poi vengo anche all'Italia. Però in Messico, dove oggi deteniamo il Guinness dei primati della Hackathon più grande del mondo, 20.000 persone iscritte, è stato direttamente il presidente del Messico a dare un tema, quello di trovare idee per risolvere i problemi di una regione disagiata del Messico, sia da un punto di vista di risorse naturali che di infrastrutture. E il presidente del Messico alla fine ci ha ringraziato pubblicamente dal palco di Campus Party proprio per la qualità delle proposte trovate, mentre in Brasile partner delle CPH è stato uno dei segretariati delle Nazioni Unite, quello sullo sviluppo sostenibile, che ha sostanzialmente lanciato 17 temi che sono i propri del segretariato per cambiare il mondo futuro prossimo, e che ha trovato quasi 1.000 idee, diciamo, da altrettanti ragazzi che hanno partecipato a queste gare. In Italia abbiamo preso spunto per la nostra CPH dai temi dell'agenda digitale italiana, perché in Italia, insomma, il tema di metterci al passo con gli altri dal punto di vista digitale è molto sentito, e quindi la nostra CPH parla di per esempio smart cities, quindi vogliamo idee, proposte, progetti per le smart cities, per i lavori del futuro che sono basati anche sull'intelligenza artificiale, per esempio. Abbiamo i temi legati all'Internet of Things, quindi all'internet delle cose. Abbiamo temi legati alla realtà aumentata, alla realtà virtuale. Questo per dare un'idea, oltre che qualcosa di più specifico legato alle criptovalute, Bitcoin. Incomincia a sentire parlare. C'è di tutto, mi sembra di capire. Di tutto per dare. Stiamo vedendo anche appunto le immagini, credo questa sia appunto una delle varie edizioni fatte nel passato. Che c'è anche davvero anche chi fa cose fisicamente proprio. Assolutamente anche. Sì. Questa è una parte importantissima nella cosiddetta area experience. Uh-huh. Abbiamo proprio che è la parte più simile, se vogliamo, a un evento tecnologico, una fiera tecnologica. Ecco, perché ricordiamolo, non è solo, cioè adesso dice, non è la fiera dei smanettoni, diciamolo ad alta voce, o meglio, vengano a fare, a saldare, ad attaccare quello che vogliono, ma non è solo quello, anzi, la forza, come dicevo, è l'interdisciplinarità, poter trovare la contaminazione da varie aree, giusto? Assolutamente, perché abbiamo lo smanettone, il nostro geek, al quale siamo affezionatissimi, ma abbiamo anche lo startup, perché non necessariamente lo è, abbiamo il curioso, abbiamo l'appassionato di tecnologia,
abbiamo veramente un'ampissima gamma di persone interessate all'innovazione, che spesso viene confusa con la tecnologia, mm-hmm. ma in realtà è un processo mentale, mm. che in realtà è trasversale a tutti i ruoli e a tutte le, diciamo, figure professionali anche. Quindi la tecnologia è un mezzo, è il martello dello scultore, ma se non sei scultore nella mente, il martello lo usi male. Quindi Campus Party porta principalmente questo, questa contaminazione, questa idea di innovazione. Riccardo, tu questi innovatori li incontri, diciamo, quasi giornalmente, perché comunque sì. appunto ha a che fare con chi secondo te appunto può venire proprio a Campus Party? Chi è che può essere interessato a venire a Campus Party? Campus Party è aperto a tutti, principalmente ai giovani dai 18 in su, per diciamo che abbiano voglia di innovare, che abbiano voglia di vivere un'esperienza nuova che fino ad oggi in Italia non c'è. È un'esperienza che all'estero è un valore aggiunto che porta tutto il paese. In Italia quest'anno siamo alla prima edizione e vogliamo fare molto, vogliamo costruire, vogliamo risolvere problemi, vogliamo portare soluzioni a quelle che sono veramente delle problematiche che soprattutto qui in Italia spesso vengono messe un po' da parte e non vengono considerate. Quindi Campus Party è aperto a tutti. Diciamo che insomma non è neanche facile la vostra missione, perché insomma avete delle edizioni alle spalle che vi fanno sudare, immagino. Sì, 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 è vero, la responsabilità è tanta, è tanto. Però diciamo facciamo parte anche di Campus Party Global, okay. diciamo, lo portiamo anche come esperienza, ecco, nel paese. La domanda magari può sembrare scontata o stupida, ma come mai Milano? Diciamo che Milano, innanzitutto perché gli spazi per un evento del genere non è che li trovi proprio dietro l'angolo, nel senso che immaginiamo, ed è solo la prima edizione, avere quasi 32.000 metri quadrati di spazio. Quindi già questi ci costringono, no, a certe scelte. Sono tanti stadi di San Siro, credo. Di solito diciamo lo stadio di San Siro, no? come esatto. metro di paragone. Ecco, e questa è solo la prima edizione. Immaginate in Messico dove le tende sono 25.000. Fatevi un'idea, perché avere le tende non è solo un problema di spazio, ma è anche proprio hai i problemi di una piccola città, perché 25.000... la gente si lava i denti, va in ci bagno. Ci sono paesi qui intorno che hanno meno di 25.000 abitanti. Quindi questa è già una sfida titanica. E poi Milano è certamente connessa con, in Italia in particolare, con l'innovazione, con la modernità, e quindi è una città che ha saputo apprezzare questo tipo di come dire, possibilità, ecco, di connettersi ulteriormente. Eccolo, visto che noi appunto spesso parliamo anche di politica, parliamo di Milano, è davvero così o me lo stai dicendo solo perché vi stanno ospitando, o meglio perché Milano è la città ospitante? Milano è la città ospitante, la ringraziamo tanto, okay. anche la regione Lombardia, abbiamo diversi patrocini di vari ministeri. Quello che dico è che certamente, avendo visto Campus Party anche in paesi che noi chiamiamo abitualmente del terzo mondo, ci sono due velocità diverse, ma come uno potrebbe pensare sono al contrario. Infatti tu mi hai smontato un mito, mi hai smontato quello del mito del messicano col sombrero che dorme nell'angolino. Sì, esatto, in realtà invece è come paesi contrario. Come dire, più arretrati hanno forse più voglia anche di recuperare il terreno perduto e quindi aderiscono con un entusiasmo straordinario. Noi siamo abituati bene, nei paesi diciamo del primo mondo c'è tanta offerta di iniziative tecnologiche, e quindi è chiaro che all'inizio in particolare devi farti conoscere sgomitando un po' di più rispetto a già realtà consolidate. Però ecco, anche l'Italia può dare veramente tanto, perché poi ti rendi conto invece, e questo è una lancia a favore spezzata dell'Italia, che c'è tanta qualità e tanta esperienza che veramente siamo in grado di esportare da tutte le parti del mondo. Ecco, infatti stiamo vedendo anche qui altre immagini dalle edizioni credo dello scorso anno, questa credo sia quella del Brasile dello scorso anno, sì. Davvero una città intera, cioè più di una città, anzi mi viene da dire, di varie però umanità diverse, mi viene da dire, nel senso che abbiamo visto veramente tanti maker, abbiamo visto tanti gamer, abbiamo visto però molta gente a parlare di business, di possibilità che l'innovazione può dare al proprio paese in questo caso. Quindi io sono ben contento per esempio di quella bandiera che c'è proprio di fianco al logo Campus Party, perché e lo è anche proprio nel, mi sembra, nel vostro claim e tutto, cioè cambiare, innovare il nostro paese. È così, noi lanciamo un messaggio forte quest'anno alla nostra CPH, quindi la nostra hackathon di bandiera, a questo titolo: cambiare il codice sorgente dell'Italia per renderlo davvero il paese che vorremmo. Che è un auspicio, ma è anche un invito in realtà a provarci, perché spesso e volentieri tanti hanno un'idea nel cassetto che ritengono impossibile e impensabile e la tengono nel cassetto. Ecco,
Campus Party è il posto dove questa idea si può tirare fuori dal cassetto. Mi viene anche da dire complimenti per questa idea del codice sorgente, perché per molti, insomma, il codice sorgente può essere magari più politico, può essere considerato come la Costituzione, che anzi abbiamo visto non è stata riuscito, non si è riuscito a mettergli mano, ad esempio, perché certe cose sono intoccabili. Forse arrivando invece da altre vie si può veramente innovare questo paese. Riccardo, tu hai contatti anche, immagino, con gli altri paesi invece, visto che, insomma, tra community manager vi parlerete sicuramente. Sì, diciamo, io sono entrato in Campus Party quest'anno, sì? per la prima volta, e diciamo è stato un fulmine a ciel sereno. È stato innamoramento a prima vista, perché appena ho visto l'edizione in Brasile, soprattutto in Messico, che sono veramente enormi e c'è di tutto, ho detto sì, in Italia quest'anno siamo alla prima edizione, voglio farne parte, voglio aiutare il mio paese a costruire una realtà del genere, una realtà vincente, che sia vincente per tutti. Cosa dicono i tuoi colleghi degli altri paesi di questa prima edizione italiana? Ci fanno un grande in bocca al lupo e, diciamo, ci stanno supportando anche per quanto riguarda diciamo, la costruzione di un evento vincente, di un evento che funzioni in tutte le sue parti. Ecco, allora, Riccardo, io ti chiedo di ricordarci a questo punto le coordinate e le date precise di quando, dove e come avviene Campus Party quest'anno. Sì. Campus Party Italia quest'anno sarà dal 20 al 23 luglio al MICO, Milano Congressi. Vecchia fiera per intenderci. Esatto. I biglietti sono già in vendita, possiamo dirlo che se vanno sulla nostra pagina trovano il link a cui partecipare, se come dire, vi dite che vi manda Milano News, potete anche, ecco, infatti questa qui è la nostra pagina sul vostro portale, dove appunto potete iscrivervi e acquistare i biglietti, poter anche concorrere all'estrazione di 20 top pass free, giusto? Ditemi esatto. se sbaglio, c'è anche uno sconto, mi sembra, per il biglietto giornaliero, giusto? Diciamo assolutamente sì, diciamo che appunto c'è questa opportunità di partecipare a questa estrazione per eventi top pass gratuiti, per vivere completamente l'esperienza dell'evento, 4 giorni in tenda, tutti i contenuti, partecipare alle gare e vincere i premi, anche perché diciamolo che alla fine... Cioè, premi, portarsi a casa la tenda. E portarsi a casa la tenda, che non è da poco, e poi di base per chi non vince ci sono comunque gli sconti, perché il 50% sullo sconto su tutti i biglietti, quindi con una bella okay. cosa, un'iniziativa che non ha controindicazioni. Diciamo. Poi sicuramente appunto noi seguiremo l'iniziativa il più possibile, anzi noi ci trasferiremo, mi auguro, grazie a Campus Party che ci ospiterà in questa 4 giorni dal MICO, e veramente faremo vedere tutte le varie facce di Campus Party, e chi non sarà lì vorrà a quel punto correre e venire, perché davvero le immagini che si vedono sono veramente folgoranti, ti fanno venire voglia di partire, facciamolo subito, viene subito così. È l'effetto che fa infatti. Che cosa appunto ci aspettiamo? Siamo quasi in conclusione, vorrei chiudere appunto che cosa ci aspettiamo da questa edizione, che cosa poi vuole fare Campus Party anche per il futuro. So che parlate di futuro quando non c'è ancora la prima edizione, però sai, noi giornalisti siamo così. No, ma anche Campus Party guarda sempre okay. No, al di là, no? Il tema forse più importante e vero è quello che Campus Party in ogni paese in cui è stato non è un evento, è un'infrastruttura che lega tutti gli attori che vogliono fare innovazione, community, università, aziende, istituzioni, soprattutto i talenti, in un circolo virtuoso, cioè in un ambiente dove tutti, perseguendo i propri obiettivi, in realtà aiutano anche gli altri a ottenerli. Questo è la vera, si parla tanto, no, di scuola, lavoro, transizione, spesso è un titolo, iniziative, punti formi. Campus Party, ecco, crea questo ponte ideale fra i talenti che stanno dove si fa innovazione, o a scuola, nelle università o nelle community, con verso il mondo del lavoro, verso il mondo delle istituzioni, verso il futuro, e il futuro speriamo migliore. Diciamo che adesso non mi ricordo chi, ma sicuramente voi mi potete correggere, diceva che internet non è una rete di computer ma una rete di persone. Campus Party va a ampliare ancora di più questa rete, a renderla una comunità, una città, mi viene da dire. Ed è infatti il nostro claim nel video istituzione Campus Party, chiudiamo proprio con questa frase. Ecco, vedi. Non l'avevo visto, confesso, giuro. Forse alla fine la ricchezza più grande di Campus Party in tutto il mondo è la rete dei talenti che si crea dopo l'evento, che oggi, io tra l'altro gestisco la piattaforma dove questi talenti si ritrovano, conta 500.000 persone in 30 paesi, quindi... Forse che hanno un nome ben preciso, giusto Riccardo? Cioè, hanno anche un nome ben preciso, nel senso che non si lascia niente al caso, giusto? Esattamente, tutti i partecipanti ai Campus Party vengono chiamati Campus Eros,
che sono, diciamo, i talenti, che sono gli eroi di questa realtà, che producono il cambiamento, che fanno, diciamo, cambiamenti per il nostro paese, che danno soluzioni innovative a quello che è il mondo. Io credo che non esista miglior spot per Campus Party che Riccardo, in realtà, perché appunto, come dicevamo, Riccardo, tu fino all'anno scorso quasi non sapevi cosa fosse. Avevo sentito parlare. Ne avevi sentito parlare, ma ti sei avvicinato, ti sei innamorato di questa cosa, hai tanto fatto che alla fine sei riuscito a entrare nel team che sta proprio portando a realizzazione. Ormai manca pochissimo, immagino. Il campusero vero, perché in età, quanti anni hai, Riccardo? Io ho 22 anni. Quindi proprio è... proprio in target preciso, è il prototipo, lui tra l'altro con i colleghi ha una realtà di innovazione, ha un blog di tecnologia, per cui proprio il campusero, studente universitario, 22 anni, questo è l'entità, il manifesto, del profilo del campusero che ci aspettiamo. Potevamo mettere la tua faccia sulla tenda e dire la stessa cosa. No, ecco, che cosa, visto che siamo proprio in chiusura, però mi piacerebbe proprio chiudere con te, Riccardo, che cos'è la cosa che proprio ti ha fatto innamorare di Campus Party e che vorresti che gli altri prendano e facciano proprio? L'innovazione, il fatto che è un evento veramente grande che offre tantissime opportunità per tutti, soprattutto per i giovani che non sempre vengono valorizzati e in Campus Party hanno la possibilità di farsi vedere, hanno la possibilità di diciamo, far sì che i propri desideri, i propri sogni diventino realtà. Perfetto, va bene, allora io ve lo prometto, nel senso che li avete visti, li avete conosciuti oggi, ma sicuramente da qui a luglio li rivedremo spesso, molto probabilmente andando avanti sempre più stanchi e con le occhiaie più segnate, ma cercheremo di aumentare le luci dello studio in modo da sfatare questa cosa, no, ma anzi verremo a trovarvi, cercheremo veramente di raccontare quello che poi vogliamo anche noi nella nostra piccola innovazione dei media che stiamo cercando di portare avanti in questa città. Davide, grazie mille di essere stato qui con noi. Qualsiasi aggiornamento scrivici e noi ne daremo conto. Riccardo, noi ci sentiamo sicuramente e ti inviterò ancora, anzi io te lo dico qua pubblicamente, ti invito a tornare con qualcuna delle community, magari venire qui a raccontare, a farci conoscere questi fantomatiche community che poi saranno divertenti, intelligenti e interessanti. Sarà un piacere. Va bene, grazie mille, grazie a presto allora. Grazie a tutti. Grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito tutta la mattina in diretta da questa mattina dalle 7:30 con il nostro telegiornale, poi in quest'ultima mezz'ora in compagnia di Campus Party Italia. Io vi do appuntamento oggi pomeriggio ore 18 con l'edizione della sera di Milano All News. Largo spazio come sempre alle segnalazioni dei cittadini, dei gruppi di cittadini milanesi presenti su Facebook. Grazie mille, arrivederci, a presto.